Bene, buonasera a tutti, grazie per la pazienza. Vediamo, no? Questo è l'ultimo, siamo in chiusura. Quello che voglio farvi vedere, non prenderò tantissimo tempo, lo dico subito, la mia, come diceva Roberto, è una puntualizzazione. È un reprise di un vecchio caso, e visto che quest'anno festeggiamo il ventennale, no, del simposio, questo caso più o meno risale a circa 20 anni fa, perché è del 93, e sono contento che sia Franco Mari che questi ultimi due ragazzi rumeni mi hanno tirato un po' la volata finale, perché se c'è una cosa, devo dire, dopo tanti anni di indagini, di ricerche sul campo, il lavoro dell'inquirente credo che sia il mattone fondamentale della ricerca ufologica. Senza questo lavoro Roberto non avrebbe scritto tutti questi libri. Nessuno parlerebbe della casistica ufologica, quindi è un po' rivendicare questo ruolo che chiunque ha indossato, diciamo, la veste dell'inquirente del CURN, ma anche, diciamo, a livello mondiale, riveste appunto nell'indagare e nel riprendere e andare a scovare dettagli, studiare casi altrimenti di difficile interpretazione, se lasciati a se stessi. Questo che vi sto per leggere, io leggo così, siamo più sintetici, non sto a dare abbraccio perché non è il caso. Non è una polemica. Non è un andare, diciamo, contro qualcuno, ma qui si sta riaffermando l'idea di che cosa significhi indagare sul campo, e nel momento in cui ci si accorge che tutto questo, cioè il caso, non è attendibile, affermarlo con forza. Il caso di Filiberto Caponi caso emblematico. Quindi, sullo scenario ufologico nazionale ed internazionale del 93, appaiono prepotentemente una serie di immagini polaroid scattate da un ragazzo di 24 anni in una piccola località arroccata alle pendici del Monte Vettore, trattata dalla quadra del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Chi si occupa di ufologia da almeno 20 anni sa perfettamente di chi o cosa sto parlando, ma potrebbero essere altrettanto chiari del perché di proporre qui ed ora l'argomento, anche se, come dicevo prima, in maniera davvero sintetica. Sicuramente tra noi ci sono molti ragazzi, giovani, schiere di nuovi adepti che hanno approcciato da pochi anni la casistica ufologica e che probabilmente non conosce di coscena e quanto lavoro sia stato fatto dietro questo caso, che ormai è entrato a far parte nel bene e nel male della casistica ufologica nazionale ed internazionale, e oltre che nell'immaginario collettivo, purtroppo. Ora vengo al perché di questa mia richiesta, fatta qualche tempo fa a Roberto, di riaprire un momento il fascicolo del caso Caponi per consentirci poi di richiuderlo immediatamente dopo, magari con una nuova collocazione dell'archivio più precisa, più consona. Nel caso esistono ancora dei dubbi a riguardo a ciò che definisco un caso scuola dell'ufologia italiana. E questa nuova definizione è l'unico vero e importante merito che posso conferire a questo caso, che ho seguito personalmente a suo tempo, per molto tempo, e per il quale sono stato coinvolto anche pesantemente, sia sotto il profilo personale, umano,
ed etico come inquirenti del CUN a suo tempo. E, ovviamente io sono stato coadiuvato, ovviamente, perché il CUN in questo senso è sempre stato una squadra, abbiamo sempre fatto lavoro di squadra. Dunque, cosa dice Filiberto Catoni? Dice di aver incontrato un essere strano, ma che non esita a definire e insinuare subito alieno, tra il maggio e il settembre del 93. Sostiene e mostra delle foto polaroid di questa entità animata che a suo dire annunciava il suo arrivo con strani versi, che appariva al testimone con velocità, con scatti pulmini, di corsa, ma che stranamente riusciva a posare davanti alla sua macchina fotografica, consentendogli addirittura scatti multipli in almeno tre occasioni. E lui usava non una fotocamera digitale, non una macchina con un Winder, ma con una Polaroid. Che sappiamo tutti, no? Immagino come funziona. Va bene. Date via, ladroni. Mi apro un momento un file di una brevissima presentazione, sono appena 6 slide, quindi farò tanto per farvi ricordare, farvi tornare alla mente di cosa stiamo parlando. Non voglio ovviamente addentrarmi nei particolari del caso, ma il caso all'epoca ebbe una vastissima eco. Tra l'altro il testimone di Filiberto si muove in una Roma a suo dire affollata di Men in Black che lo inseguono, mentre a suo dire cerca di trovare qualcuno che possa dargli spiegazioni sullo strano essere, mentre in realtà cerca di vendere, tanto per chiamare di cosa che stanno, con il proprio nome, le 6 polaroid da qualche testata giornalistica della capitale. Alla fine ci riesce e il risultato immediato è la pubblicazione delle foto sulla rivista Visto. Ma non basta. Si susseguono apparizioni in TV, trasmissioni di Magali, Fatti Vostri, successivamente nei mesi e anni a seguire, con il supporto morale e l'interesse editoriale di Baiata, gruppi c'era Fantini anche, e di tanti altri che si sono mossi dall'estero, come lo scrittore Timothy Good, del quale poi dirò qualcosa in seguito. Tramite Baiata approda al Costanzo Show e via via con una miriade di inviti, convegni, interviste, articoli, fino ai nostri giorni con di recente la trasmissione, l'apparizione sul mistero, sulla trasmissione mistero della Quadro. In ogni caso, è durante l'estate del 93 che avviene, per così dire, il processo alchemico della storia. Le polaroid sono davvero crude, nitide, sconvolgenti, fanno gola da un punto di vista, diciamo così, iconografico, editoriale, fanno il giro del mondo e le richieste da parte di testate giornalistiche come la Stern tedesca e Le Figaro francese non si fanno attendere. Ma le trattative per queste due testate si interrompono. Viene condotta un'indagine con un dispiegamento di mezzi come rare volte si è visto in ambito CUN. In prima battuta abbiamo approcciato il caso con Roberto, con Angelucci. Siamo andati a casa di Filiberto e poi successivamente come coordinatore allora della Romagna e anche delle Marche, perché a quell'epoca il referente Marche non c'era, quindi avevo un'area piuttosto vasta da coprire, con appostamenti notturni, interviste, ricerca di testimoni, di un segno che potesse valorarne la presenza o quantomeno il passaggio di quell'essere che non fosse per bocca del suo unico testimone. Io non ho trovato un testimone, non ci sono testimoni oculari,
che se ne dica. Alla fine della mia indagine viene stilato un rapporto conclusivo, ponderato e ragionato con chi mi aveva coadiuvato all'epoca, che teneva conto anche del contesto storico, ufologico del momento, che certamente ha influito soprattutto a livello emotivo e ha fatto davvero la cassa di risonanza in un momento di grossa attività ufologica. Vi voglio ricordare questo caso, che insomma è stato un caso importante, da parte di un elicottero dei Vigili del Fuoco, di addestramento, che sopra la verticale dell'aeroporto di Pescara, soltanto per la prontezza del comandante che prende dalle mani dell'addetto, del vigile che stava facendo scuola guida, del pilota che stava facendo scuola guida, prende in mano i comandi dell'elicottero e con una manovra riesce a evitare la collisione. L'altro caso, diciamo, importante, 5 giorni dopo, quello di Pescara, è questo riportato da un maresciallo in pensione, che vede questo oggetto particolarissimo, sempre con una, diciamo, con forma abbastanza tozza, che diciamo, può assomigliare a qualche cosa di antropomorfo. Viene condotta, dicevo, questa indagine, e le immagini della Polaroid sono ovviamente state analizzate, rivoltate, studiate nel dettaglio anche da specialisti del CNR con dei software all'epoca davvero innovativi. E scusate se lo dico, ma non avevamo certo bisogno che venissero esperti d'altrove per dire tutto, tranne che era palese e veramente importante, e cioè che quella cosa rossiccia, immobile, era un qualcosa appoggiato sul selciato perché inanimata. E ovviamente mi riferisco alle immagini soprattutto di queste due immagini qua. Queste sono è una scansione della rivista Visto, che all'epoca pubblicò appunto queste immagini. Infine, all'indomani delle mie conclusioni, il giorno seguente al mio colloquio con il sindaco di Arquata e il maresciallo dei Carabinieri, avviene la vera novità per il mondo ufologico italiano, ma credo anche mondiale e civile ovviamente. I carabinieri della stazione di Arquata, con un mandato della prefettura di Ascoli Piceno, irrompono nella casa, l'abitazione dove Filiberto risiede con la nonna, si fanno consegnare il resto del materiale di scarto usato e coerente con la natura del pupazzo, e ovviamente intimano a Capone di finire questa sceneggiata ed ammettere di aver costruito lui il pupazzo. E lui confessa, ovviamente. Il caso tiene ancora in fibrillazione gli ambienti ufologici per qualche tempo, accesi dibattiti tra chi grida l'insabbiamento di un caso fondamentale per l'ufologia, chi rincorre le foto per pubblicarle su riviste patinate, e chi pensa già a scenari di invasione aliena. O addirittura ho sentito con le mie orecchie esprimere, non solo da Filiberto ma da altri del paese, alludere a fantomatici esperimenti di genetica nei laboratori del Gran Sasso con la fuga di questi esseri antropomorfi, il che cosa piuttosto risibile, devo dire, visto che noi visitiamo quasi annualmente il laboratorio del Gran Sasso e vi assicuro che fanno ben altro, vedete. Con tutto questo, quindi, per tirare un po' il succo di questo mio intervento, all'inizio ho parlato di caso scuola, un caso unico nel suo genere, sfociato appunto, come dicevo, con una denuncia
per l'applicazione dell'articolo 656 del codice penale, che ricordo parla di diffusione di notizie false turbative all'ordine pubblico, ma che nonostante questo non ha firmato minimamente Filiberto dal far proseguire la diffusione della sua storia e delle sue immagini. Richiestissime, soprattutto dopo la restituzione e il ritiro della denuncia avvenuta nel 1998, perché in fondo si diceva sto ragazzo con la fedina penale così ridotta, insomma, si può anche togliere, e secondo me hanno fatto bene. Un caso scuola, dicevo, perché nonostante all'epoca dei fatti non esistesse internet ancora, tantomeno Facebook, le dinamiche sociali e comportamentali rimangono identiche. Vedesi ai giorni nostri il caso dell'allievo di 3-4 metri di Mortigliano, no? Il Veneto, dove si danno per scontate, per associazione e analogie, casi UFO e di presenza di entità animate che sono solo nella mente di certi testimoni. Non per fare pubblicità, io ho consegnato alle pagine della rivista UFO Notiziario un mio ultimo, spero, intervento, un dettaglio, sono 10 caffè, per concludere il caso, dove spiego in maniera dettagliata quali sono le vere motivazioni per cui quel pupazzo, quello che viene rappresentato è un pupazzo, e anche nel perché i carabinieri intervengono a casa di Paolo. Non sono intervenuti a caso. C'è stata una vera azione da parte sua nel paese, un paesino di 300 anime nella montagna sotto il Monte Lettore, un'azione di condizionamento soprattutto da parte di ragazzi, giovani, di amici, e noi abbiamo trovato disagio, noi e anche i carabinieri, la pattuglia con la quale abbiamo collaborato in quel periodo, di vero disagio e di imbarazzo da parte anche delle persone più adulte che ascoltavano dei racconti atterriti dei ragazzi che uscivano dal centro sociale dove Filiberto raccontava le sue storie. Per concludere, dicevo, sono 20 anni che calchiamo questo palcoscenico per ritrovarci a parlare di ufologia, perché evidentemente è una materia che ci sta a cuore, perché vogliamo dare dignità a tutto questo, per contribuire alla cultura, alla ricerca e soprattutto per imparare a guardare fuori con umanità. Rivendico il ruolo importante, come dicevo prima, e decisivo degli investigatori sul campo, perché è attraverso questo lavoro che possiamo parlare di questo mistero. E non possiamo permetterci di far passare questi messaggi che agli occhi di chi ci guarda con sospetto e mi riferisco ovviamente alla comunità scientifica, no? Che insomma siamo sempre più a stretto contatto, ci lavoriamo sempre più insieme, ma noi dobbiamo dare fiducia. Questi comportamenti sono davvero deleteri e consentono di gettare continuamente fango e sospetto su ciò che invece sappiamo essere alla luce del sole. Il film che Filiberto ha in progetto di fare, io credo che sia un esempio appunto di cattivissima informazione, perché in questo modo si tenta di ripulire un caso che è un falso. L'ufologia non ha bisogno di pupazzi per rappresentare la realtà, né tantomeno di film che aspirano appunto a ripulire case e a trasformarli in vita. Io mi fermo. Questo deve essere stato chiaro. Se mi permettete, anche se con la luce un po' bassa, vorrei aggiungere solo qualche parola a quello che ha detto adesso il Franco Bollino. Oltre che un ottimo inquirente sul campo, Gianfranco Cristiano
si possa rimproverare tutto fuorché quello di essere un oscuro personaggio che in qualche maniera potrebbe avere condizionato un iter, diciamo, un iter legale che non aveva bisogno certamente del suo apporto per andare avanti. Allora, se i carabinieri di Pretare, come è successo, irrompono nell'abitazione di Filiberto Caponi, trovano i residui, ricordo che lui era un esperto ceramista, ceramista pittore, bravo, anche bravo, e gli sequestrano i resti di un qualcosa che avrebbe potuto essere o meno quel qualcosa di cui si parlava, ma che comunque c'erano, e gli intimano di vuotare il sacco e di dare un taglio al discorso, perché prima Gianfranco ha parlato di disagio. Chi è stato a Pratare? E oltre a lui c'ero io, c'era Massimo Gerucci e c'era anche il giornalista di San Marino. Ecco, sa benissimo che c'era un clima di diffuso allarme, anzi allarmismo, quasi, non voglio dire di terrore, non esageriamo, ma era un'atmosfera che si tagliava col coltello, era pesante in un piccolo centro così. Logico dunque che i carabinieri locali, preoccupati del diffondersi di questa atmosfera sicuramente non positiva, decidessero di fare qualcosa. Che hanno fatto? Hanno fatto irruzione in casa di Filiberto Caponi, gli hanno detto: senti, basta, vuota il sacco, tu hai falsificato tutto, confessa e vai, basta, chiudiamola lì. Ma gli hanno detto: guarda che se è come noi pensiamo, ed è quasi sicuramente così, perché tu adesso confessi a un certo punto, se è così, evidentemente tu sei esposto a un reato, a norma del codice, che è l'articolo che parla di diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Benissimo. Cosa fa il buon Caponi? Decide di confessare tutto e di ammettere tutto e buonanotte al secchio. E il giudice, che rileva tutto questo, non calca la mano. Ma certo. Alla fine dice: ha confessato, chiudiamola lì, buongiorno e buonanotte. La cosa si sgonfia e finisce lì. Allora, stante così la situazione, al di là del fatto che possa essere stata successivamente ritirata una denuncia per non sporcare oltre misura, no? Per il suo futuro, la fedina penale del soggetto Filiberto Caponi, anche che poi, insomma, la cosa sa più di goliardata che di altro, quello che io personalmente mi sento di dover aggiungere a quello che hai detto te è solo una cosa. Lasciamo perdere che tipo di good straniero che arriva lì e che si può anche essere lasciato colpire o infinocchiare, no? Dalla curiosità della cosa, eccetera, e ci può anche avere avuto, non dico interesse, ma piacere di sbattere dentro. Letteralmente stravolto e reinchiestato il caso. Certamente. Non lo so. No, l'ha ignorato. È come se l'inchiesta, diciamo, non ci fosse stata. L'obiettività comunque della cosa non è questa. L'obiettività della cosa è che nel momento in cui un soggetto mi confessa e mi dice di avere falsificato tutto, lo attesta, lo firma. Questa è la realtà. Tu non mi puoi successivamente venire a dire che il povero cocco sei stato pressato, sei stato minacciato, sei stato qui. Ma se l'intervento Roberto, lui ha fatto anche peggio. Ha fatto pure peggio, sì. Perché ha detto che la sua confessione gli è stata estorta. Esatto. E questo esatto. È gravissimo. Sì, ma il bello è che oggi, dal momento che si ha ben altro da fare, nessuno ravvisa elementi di reato di questo tipo di comportamento. E questo è grave, semmai. Comunque, lasciamo perdere quelli che sono giustamente ulteriori estremi di reato,
ma nel momento in cui moralmente tu ammetti quel che ammetti, confessi e chiami una certa cosa, non hai più diritto di aprire bocca, perché o avevi le palle e prima a un certo momento ti dovevi comportare in maniera diversa in nome della verità, o ti sei squalificato da solo per l'eternità ed è bene che ti venga buttata la croce addosso, perché questa è la realtà, diciamolo molto sinceramente. Quando poi aggiungiamo un'altra cosa, che non c'è uno straccio di UFO in questo caso, che forse questo è il dettaglio più importante, sì, dove sono gli UFO, manco mezzo, questo è quello che in gergo ufologico si chiama un'associazione dedotta, cioè dove gli UFO non si parla manco per errore, c'è una cosa, sì, è una sola, proprio per dire alla romanesca, è una pura sola. Quindi è giusto che Gianfranco abbia richiamato questa attenzione, perché a distanza di 20 anni, 20 anni, non lo sa, in caso sta attraversando 20 anni, non lo sa, potrebbe anche crederci a questa puttanata, usiamo questo termine, sono interessato, che è la realtà. Sono interessato su internet di là dove attecchisce la storia, viene gonfiata e viene portata, certo, avanti, certo, certo. Chi digita e si ritrova comunque, quando fa ricerca, trova comunque ancora immagini, fotografie, storie e interviste su interviste di questa persona che continua a portare avanti. Aggiungo un'ultima considerazione, noi prima abbiamo visto una cosa molto importante, un mostro sacro per tanti anni dell'ufologia internazionale, cioè il caso di Santa Ana in California 1965, sì, che ha trovato il suo, che è un caso avallato, attenzione, che ha trovato il suo gemello oltre Cortina in Romania con le fotografie dell'ingegnere Barnea, no? Che oggi ci hanno fatto vedere che in realtà erano false, certo, no? Bene, potrà esserci un po' dispiaciuto forse, ma non più di tanto, perché no, quello che è importante è che prevalga la verità. Ma certo, la verità, il ruolo etico è, esatto, la verità non può essere stravolta, e qui c'è uno stravolgimento totale della verità, punto. Io credo che... Sì, sì, ultima cosa, io vorrei cedere un attimo la parola a Vladimir, perché anche lui ci andrà a aggiungere qualcosa su questo caso. Certo. Quindi logico che noi, non soltanto ovviamente tu sei qui a ribadire questi concetti, siamo tutti dalla stessa parte, abbiamo tutti detto la stessa cosa, non stiamo dicendo nulla di nuovo. A suo tempo tu ti ricorderai che la cosa è stata stravolta dall'intervento mediatico di Maurizio Gagliardi, certo, diciamo sinceramente, unicamente perché si capiva che la cosa mediaticamente tornava utile, perché poi la cosa fu fatta, ma in realtà chi lanciò il sasso nascose la mano, perché il lavoro non lo ha fatto Gagliata, lo hanno fatto i giornalisti dopo, sì, sì, gonfiando allo spasso il discorso, lui gli ha armato la mano, punto. Adesso scusa. Allora, abitando a Roma abbiamo, ho la possibilità di avere contatti con il Tempio del Cinema, Cinecittà. Per ora non facciamo nomi perché non è il caso, ma uno dei maestri degli effetti speciali ci ha detto che conosce perfettamente un suo collega che ha aiutato a fare la statua di ceramica. Non diciamo noi. Certo. Il caso è chiuso. Mi fa solo piacere sapere che... Solo, nell'analisi fotografica sappiamo che i fili d'erba, perché il caso ha detto che si è sviluppato per diverse settimane, mi sembra, i fili d'erba sapete che ogni, mi sembra, 25 minuti cambiano, specie se è stato umido, perché l'erba cresce velocemente. Quelle foto sovrapponibili dimostrano che le foto sono state fatte in pochi secondi, quindi non in tante giornate, perché la sovrapposizione delle fotografie, cosa che è una prova fotografica già quella, l'erba non esiste nessuna possibilità che ricresca esattamente nella stessa misura, negli stessi centimetri, e si posizioni nelle stesse situazioni, diciamo. Quindi anche quello bastava per dimostrare che è un fake, cioè che la foto è stata fatta in su, chi leggerà l'articolo, chi leggerà l'articolo sulla rivista, certo, si renderà conto che noi sapevamo subito dalla prima inchiesta che si stava diciamo, consumando nel manico, perché le foto polaroid ufficiali che vengono dichiarate sono 6, in realtà erano 7, perché la settima polaroid che è sparita e nessuno ha più visto, tranne noi qui, testimoni oculari, mostrava
mostrarla. Questa immagine, questa qui, la copia, il gemello di questa copia, che è stata scartata unicamente perché nella zona inguinale c'era una macchia bianca, un qualcosa, un supporto che probabilmente è sfuggito a Capone nel momento in cui ha scattato la foto e che serviva probabilmente da supporto perché era appoggiata al muro. Quella foto inspiegabilmente ci è stata fatta vedere, ma è stata la sua fine, perché abbiamo sovrapposto immediatamente le due immagini e abbiamo capito immediatamente che quello era un falso. Aspettava noi però, una volta sparita la foto, di mostrarlo, e mi fa piacere che poi qualcuno abbia detto che si è rivelato tra i fautori, e questo ci conferma che le nostre tecniche di indagine funzionano. No, io infatti vorrei anche aggiungere che chi riuscì a far tirar fuori l'altra foto, che non era mai uscita prima, è stato proprio Roberto Pinotti. Io mi ricordo molto bene come andò, perché lui insistette dicendo: possibile che tu, me lo ricordo come oggi, possibile che tu hai dato tutte le foto no, per fare ovviamente il servizio e non te ne sei tenuta neanche una, e ha insistito moltissimo e lui ha ceduto, forse un po' ovviamente ingenuamente, ecco. Ma e perché voleva dimostrare a tutti i costi la elettricità e si esatto, per farci vedere, solo che è stato, non ha calcolato, forse non ricordava, ma è a capire che questa foto è identica a quella lì, con questo supporto, come ha detto Gianfranco, e con questo si è tradito. Da quel momento in poi è finito. Poi c'è un'ultima considerazione, cioè il fatto che l'oggetto è sicuramente inerte perché mostra lo stesso soggetto che in realtà non si è mosso, ma sempre nella stessa posizione. Bene, quindi che dire, l'ufologia si muove non solo, diciamo, attraverso casi eclatanti e geopolitica, ma come dicevo prima, chi lavora sul campo e chi si sporca le mani e poi alla fine deve riuscire in qualche modo ad avere un po' di dignità. E, diciamo che in questo caso ci ha messo a dura prova. Bene, grazie a tutti.